Buonasera a tutti, per chi non mi conosce io sono Emiliano Esposito, sono sposato, ho due bambini e da sempre vivo a Torrita. Sono due cose che mi contraddistinguono, il fatto che sono commerciante e che sono un consigliere di minoranza uscente dell'ultima legislatura. Sara parlava della crisi economica, io la crisi economica l'avverto tutti i giorni, la mia attività che svolgo sia nel comune di Torrita di Verina che nei comuni limitrofi la percepisco, sono il termometro perché io ho a che fare con pensionati, stipendiati, impiegati, operai, che tutti hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ma alla terza settimana. Io voglio portare appunto la mia esperienza di commerciante all'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto rilanciando il piccolo commercio, il mercato del lunedì di Torrita, le piccole attività presenti all'interno del nostro comune, come facendo delle attività collaterali per portare gente a Torrita, per portare gente a Torrita per far sì che ci sia più movimento. Faccio un esempio stupido. La seconda domenica del mese di settembre c'è la Fiera del Ponte. Io in questi ultimi anni, chiedo scusa se non l'ho vista, ma io non ho visto più neanche i manifesti che annunciavano e pubblicizzavano la Fiera del Ponte. Un appuntamento storico per gente che è vissuta a Torrita, gente che è nata a Torrita e poi se n'è andata, si incontra alla Fiera del Ponte. Si potrebbe rilanciare come? Con delle attività sportive, facendo le gare di pesca, gare di canoa e quant'altro. L'altro aspetto, ho detto che sono ancora un consigliere di minoranza, ho fatto esperienza, ho conosciuto le problematiche dell'amministrazione comunale e i punti forti su cui dobbiamo lavorare. Ho conosciuto anche la crisi della maggioranza, ho visto il sindaco e il vice sindaco litigare all'interno del consiglio comunale. E questa cosa poi si è ripercossa nell'amministrazione comunale. Questa crisi che cosa ha portato? Al di là delle lacerazioni all'interno del paese, ha portato a far sì che oggi siamo tre liste in un piccolo paese come Torrita. A me la gente mi ferma e dice sì, però qualche giorno fa tre liste a Torrita sono troppe. Allora, uno si è autocandidato, l'altro gli è andato dietro, noi non potevamo fare altro. Faccio una piccola cronostoria. Il Partito Democratico, a cui io faccio parte, ha fatto una serie di iniziative, incontrando appunto chi oggi sta nella lista numero 2 e chi sta nella lista numero 3 e altre persone, cioè l'ex sindaco e il sindaco e l'ex vice sindaco. Chi per un motivo e chi per un altro non si è arrivato a questo per ricompattare il paese, ma ognuno ha voluto fare la propria strada perché non voleva rinunciare alla sua volontà di andare a fare il sindaco. Questa cosa noi ci dovrà distinguere, noi siamo tutti amici e ci stimiamo l'uno con l'altro, noi vogliamo essere un gioco di squadra, non vogliamo essere una persona unica, a noi i solisti non ci piacciono. Noi puntiamo sulla forza dell'unità, noi saremo una squadra che amministreremo nel migliore dei modi questo comune. In questi giorni ho sentito che la lista numero 1 non è una lista di centrosinistra, ma è una lista di sinistra, come se essere di sinistra sia un peccato mortale. Però voglio ricordare che la nostra è veramente una lista di centrosinistra. Ci sono i partiti che appartengono, che compongono questa lista, ci sono gli indipendenti. Ricordo che all'interno di questa coalizione della lista di centrosinistra c'è il Partito Democratico, a cui io faccio parte, che è un partito di centrosinistra, un partito che si è fondato con la fusione della tradizione riformista cattolica e del
dei DS, del PTS e dei DS poi. Il giorno dopo le elezioni noi ci toglieremo le casacche di parte e saremo gli amministratori di tutti. Garantiremo al Consiglio Comunale l'autorevolezza della maggioranza e il rispetto della minoranza. Il nostro impegno è quello di creare partecipazione, di creare informazione e di condividere con i cittadini le scelte importanti che dovrà affrontare questa amministrazione. Io ho concluso sperando che vinciamo queste elezioni e che ridiamo a Torrita il giusto slancio che merita. Grazie. Beh, diciamo un'area c'è, non è questa la dovremmo poi diciamo mettere a disposizione, diciamo analizzarla. Per esempio ci viene in mente anche il campetto polivalente, quello si potrà coprire, ci sono dei fondi europei che permettono questo, facendo anche degli spogliatoi, attrezzandolo meglio, e l'amministrazione uscente ha rinunciato a 50.000 euro di finanziamento che doveva prendere, questo poi ve lo illustrerò più andando avanti, e questo è un'idea. Poi ce n'è ancora un'altra, beh, sinceramente svelare quelle che sono le nostre tracce è un po' dare, come si dice, dare da mangiare all'avversario. Quindi abbiamo comunque una zona, un punto dove realizzare questo. E poi non solo, noi punteremo molto sull'Unione Comuni, punteremo molto a lavorare con paesi vicini. Quindi Nazzaro potrebbe mettere a disposizione il campo sportivo, visto che è stato ripulito da giovani, con delle iniziative splendide. Devo veramente fare i complimenti ai ragazzi di Nazzaro. E Torrita potrebbe mettere a disposizione questo plesso che andrà sicuramente... E la personalizzazione della politica ha portato all'antipolitica, quindi a una politica dell'antipolitica. C'è una politica, Torrita si è verificata negli ultimi anni, una politica che è quella dell'antipolitica, dove parlare di politica si viveva soltanto come accezione prettamente negativa. Noi che siamo in qualche modo, alcuni siamo vissuti, siamo nati a Torrita, abbiamo deciso di far crescere i nostri figli a Torrita, di vivere a Torrita, ci siamo spesi a Torrita nell'ambito di un'attività sociale, politica di base, e la gente conosce la nostra storia. La storia fatta di gesti, una storia fatta di politica, una storia fatta di scelte amministrative, sociali. E quindi la gente può apprezzare le persone che si uniscono e che vivono insieme un pensiero, un messaggio, danno insieme un messaggio, che è quello di un progetto che guarda a quattro filoni principali che noi abbiamo, scritto e sottolineato sul nostro programma e che saranno alla base della nostra azione. Un progetto che guarda alla solidarietà, e una solidarietà guarda soprattutto a quello che è un volontarismo laico, quello che è una visione che guarda agli ultimi e non ai primi, una visione che guarda a chi ha bisogno. Una visione dell'ambiente nuova che guarda alla qualità dell'ambiente e guarda soprattutto alla qualità delle nuove generazioni. Il nostro lavoro sarà visto se sarà un lavoro positivo in maniera, e ne gioveranno le nuove generazioni. Un'azione che guarda la partecipazione. Noi vogliamo che ci sia la partecipazione, non vogliamo in solitaria andare ad amministrare il comune e chiudersi dentro alcune quattro mura. Non ci interessano le quattro mura del comune, ci interessa decidere insieme alla gente quello che riusciremo a fare, quello che vorremmo fare, e saremo pronti anche a metterci in discussione se faremo dei passi sbagliati o dei passi falsi, perché vogliamo continuamente metterci in gioco e guardare nelle palle degli occhi tutti i cittadini per eventualmente correggere anche le nostre azioni sbagliate. Questo è un
modo nuovo di amministrare, non è un modo prepotente, ma è un modo ambizioso, è un modo che guarda con umiltà, ma con la consapevolezza del sapere, con la consapevolezza dell'esperienza, guarda all'amministrazione in maniera positiva. Questo è il nostro obiettivo. Io ringrazio peraltro, perché anche per me è stata una grande esperienza questi ultimi mesi di discussioni anche aspre, di confronti con gli amici del Partito Democratico, del Partito Socialista, che io ho rivisto, io ho vissuto la mia prima esperienza con persone che c'è di solito si vede nel Partito Socialista soltanto per quello che è successo nel 92, ma non si guarda per esempio in faccia a persone che io ho vissuto e con cui ho lavorato in prima persona, come Menenio, come Raffaello Tassi, come Rodolfo Smeraldi, persone trasparenti e limpide. Scusate, su questo perché è stata una prima esperienza e quindi per me è stato un fatto troppo importante, e per questo ho voluto citare anche le persone. Cioè persone del SEL come Marco, preparate, che sono sempre pronte e disponibili a dare una mano, a dare un aiuto, a dare un consiglio, anche in momenti di sconforto. Persone come altre persone di Rifondazione, con le quali io ho avuto anche in passato dei confronti e degli scontri, ma che guardandoci negli occhi veramente potevi vedere che ci si stava confrontando con serenità e con franchezza, e non c'era dietro una finzione, ma c'era franchezza. Quindi persone anche indipendenti che non sono iscritte a partiti politici, ma che vogliono comunque dare qualcosa al paese, e con queste persone io mi sono confrontato, e questo per me è stato un valore. Quando parlo di queste cose, qualche volta, non so se è una debolezza o una forza, qualche volta io ancora riesco a commuovermi, ad emozionarmi, ma perché queste cose o si vivono o non si vivono, o si fingono o non si fingono, o si vivono appieno nella pienezza dei propri sentimenti oppure non si vivono, e io le vivo nella pienezza dei miei sentimenti. E quindi apprezzo veramente il lavoro svolto fino adesso, i consigli che mi sono stati dati, le persone che mi sono state accanto e che mi staranno ancora accanto, e perché ne sono convinto andremo avanti con questa amministrazione, andremo avanti senza problemi, con discussioni sicuramente sì, ma soprattutto sempre nell'interesse della collettività, guardando non al singolo ma guardando alla collettività. E questo è il nostro obiettivo, lo ripeto ancora, il senso, recuperare il senso della responsabilità collettiva, non un uomo solo al comando, ma tanta gente. Bravo Sergio, bravo. Se non ci sono altri interventi, mi permetterei, ecco, sì, prego. Voglio chiedere una cosa, Sergio. L'attuale minoranza ha condotto una battaglia per cercare di riportare l'acqua come bene comunale, e ha cercato anche di ottenere una modifica dello statuto in base a quello che era stato il risultato di un 85% dei votanti al referendum che si era espresso a favore del sì, e che poi non ci è stato più concessa, cioè ci è stata promessa in come si può leggere nell'ultimo verbale, ma passato un mese, passati due, non se n'è più fatto niente. La tua amministrazione cosa intende fare su questo argomento? Sì, grazie Paolo anche di questo, perché l'avevo segnato come intervento in chiusura. Cioè la questione dell'acqua pubblica, dell'acqua che ritorna come bene comune, è uno dei punti fermi del nostro programma. Non so se avete potuto notare anche nelle slide che sono passate. Questo per noi è un elemento caratterizzante. C'è un referendum. La gente, i cittadini si sono espressi, e noi nel nostro programma abbiamo scritto che vogliamo che l'acqua torni bene pubblico. L'acqua di per sé è un bene pubblico, ma la gestione spesso è stata una gestione legata ad interessi di parte,
a società partecipate che spesso avevano interessi legati alle tariffe, interessi di valore aggiunto per quanto riguarda la gestione. Noi vogliamo che l'acqua tu cur ritorni bene pubblico. E un'altra cosa importante che spesso tocca la sensibilità dei cittadini è quella che riguarda la GERIT, la gestione, la gestione dei rifiuti. La GERIT spesso diventa un'azienda pubblica, parapubblica, che diventa vessatrice di cittadini, perché spesso chi non paga si ritrova la cartella con gli interessi senza dare la possibilità neanche di rateizzazione dei vari tributi. Noi per quanto riguarda questo, e sempre guardando alle buone pratiche fatte da altre amministrazioni, vogliamo che questo, per quanto ci sarà possibile, per quanto sarà la nostra forza di piccolo comune, possa tornare nella attività dell'amministrazione comunale. Il comune di Fiano lo ha fatto, il comune di Fiano, certo, noi ci rapportiamo con chi fa delle buone pratiche, anche con comuni più grandi che lo possono fare, che sono stati in grado, hanno avuto la forza di farlo. Noi seguiremo il loro esempio, non c'è bisogno di inventare molte cose, seguiremo l'esempio di Fiano, ci faremo dire, ci faremo spiegare quali sono stati i passaggi, qual è stato il percorso che ha fatto il comune di Fiano per poter consentire che la gente uscisse dalla gestione dei tributi e tornasse direttamente all'amministrazione comunale o all'unione dei comuni, perché questo ci dovrà necessariamente consentire una riduzione dei costi di gestione. Su questo dobbiamo puntare, riduzione dei costi di gestione e non vessazione più dei cittadini, sui quali noi come amministrazione ci metteremo, faremo le barricate per difenderli. Non più che domande.